Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e in questo momento mi trovo in Malesia, nel Borneo. Più precisamente sono in spiaggia delle parti di Bintulu. Per arrivare fino a qua non vi sono strade, vi sono giunto in moto passando riva a riva sulla spiaggia, il posto è magnifico e favoloso, e arrivando qua in moto è chiaro che la moto dà quella sensazione di libertà, perché si viaggia liberi, si sente l'aria tiepida che ti percorre, che ti avvolge, e questa è una sensazione fantastica di libertà. Questa libertà che viene spesso associata alla moto mi ha portato a fare dei ragionamenti che sono i ragionamenti che facciamo tutti noi quando viaggiamo. Viaggiamo nella solitudine in moto per cercare noi stessi. Una persona mi ha chiesto: ma perché vai fino a Miri, al confine col Brunei, in moto, ma non è meglio che ci vai con l'aereo? Ecco, io gli ho detto: guarda, se era così allora stavo a casa mia, facevo prima del tutto. Ecco, la moto è quella sensazione che ti aiuta ad esplorare i posti, ogni posto che visiti ha un nuovo livello, e chiaramente ogni livello che tu fai, vai, entri, giri nei meandri, raccogli le cose che trovi in giro, la frutta, scatti delle foto, socializzi, parli, fai nuove amicizie e vai avanti. Ogni livello, quando è finito il livello, vai al livello successivo, e la moto è questo mezzo veicolare che ti aiuta a proseguire con questa grandissima sensazione di libertà. Quali sono le riflessioni che si fanno quando si va in moto, quando si viaggia? Ecco, una riflessione che ho voluto fare è anche un po' di introspezione. Io sono una persona fortunata, sono libera, ma non solamente in questo viaggio che durerà qualche mese. Io ho avuto la fortuna di fare tutta la mia vita, da 20 anni, 18 anni in avanti, all'estero, viaggiando in continuazione. Sono una persona fortunata da questo punto di vista. Però il mio pensiero va ai miei connazionali, i miei connazionali che purtroppo non hanno la fortuna di poter viaggiare, e anzi hanno la sfiga di dover stare in un paese in cui vi è una dittatura. In Italia vi è una democrazia finta in cui viene fatto credere che ognuno ha la possibilità di esprimere il proprio voto, mettere lì delle persone. In realtà non è così, sono i partiti che decidono le persone da mettere, i partiti rappresentano delle lobby, delle caste, e quelle caste vogliono egemonizzare tutto il paese, non danno la possibilità al paese di svolgere una vita democratica. I partiti detengono media, ovvero TV e giornali, quali strumento di propaganda, e utilizzano questi strumenti di propaganda per rincoglionire la gente, facendola credere libera in un paese democratico in un'immensa illusione. Questo non è così. L'avvento di internet ha dato la possibilità alla gente di conoscere la verità, perché internet è un mezzo di informazione libero, al contrario dei media e giornali che hanno un padrone, e la gente incomincia a leggere le notizie, a capire come stanno le cose, e cominciano, le persone hanno aperto gli occhi, perché le persone non sono stupide, sono soggiogate, ma non sono stupide. Quelle persone hanno capito che viviamo in un immenso bluff, in una truffa colossale. E la mia intenzione, il mio più grande desiderio, è far sì che questo grande bluff finisca, che finalmente in Italia venga ripristinato uno Stato democratico, venga rispettata la Costituzione, in primis i cittadini, il popolo devono riacquistare la loro sovranità popolare, perché la sovranità appartiene al popolo e non al politico che l'esercita per conto delle lobby, viene votato perché è bravo a suonare il flauto magico, per cui attira tantissimi voti, attira tantissima gente e ottiene il voto. Nel qual caso in Italia ci sarà una rivoluzione, io sarò pronto.
sarò pronto a qualsiasi tipo di rivoluzione perché il mio più grande desiderio è il desiderio di libertà e io voglio ripristinare insieme a tutti voi uno Stato democratico in Italia dando libertà finalmente a tutte le persone oppresse. Io ci sarò. Se ci sarà da combattere per ottenere uno Stato democratico, io do la mia più piena disponibilità. Queste sono le mie riflessioni. Ora vi faccio vedere un po' in una panoramica questo bellissimo posto. Ecco, guardate qui. Qui abbiamo il mare, mi trovo in un posto stupendo. Guarda, vi faccio vedere dove ho appoggiato la camera, in questo groviglio naturalistico veramente impressionante. Questa è la vera libertà, questa è la mia casa. Io qui mi trovo benissimo, ho appena fatto il bagno nel mare. Io vi devo dire una cosa, il Borneo è un posto fantastico. La temperatura dell'aria in questo momento è di circa 28 gradi, l'ideale. Non senti il caldo, non senti il freddo. C'è la brezza che viene dal mare con le onde. Abbiamo la brezza che dà quella sensazione di piacere. Poi vi sono i frutti. Qui si può vivere tranquillamente proprio con quello che ti offre la natura senza queste grandi preoccupazioni. Guardate qua, questo qua deve essere, io l'ho già visto al mercato, un Duran ancora piccolo che ha questo colore rosso stranamente. Poi quando sono più grandi questi frutti qui assumono un altro colore, diventano verdi, cambiano il loro colore. Ecco, qua siamo in un posto incontaminato. Sono giunto, ecco, in moto, questo è il mio cavallo di ferro, e mi è dispiaciuto giungere fino qua in moto perché ho capito che anche la mia sola presenza in un posto incontaminato già contaminava il posto, perché comunque l'uomo dove va porta dietro se stesso, porta dietro quell'idea di civilizzazione, di dover portare la civiltà ovunque, e in realtà è sbagliato, perché secondo me l'uomo, vi appoggio la camera qui un attimo, secondo me l'uomo è fatto per vivere in maniera naturale, deve intrinsecarsi, fare pandan con la natura e non sottometterla. E è brutto quando tu pieghi la natura a tua immagine e somiglianza. È come voler prendere una quercia e piegare la quercia e fargli un nodo. Cosa, è violentarla la natura in questo caso qua. Per cui dobbiamo trovare dei sistemi, dei modelli di vita alternativi, perché sulla Terra siamo oramai 6 miliardi di abitanti, oramai tutti vorrebbero fare una vita progredita, consumare benzina, consumare risorse, energia. Tuttavia la Terra è una sfera che ha dei limiti, non possiamo deturparla, non possiamo spremerla come un limone. Dobbiamo trovare dei modelli di vita alternativi, degli schemi in cui poter vivere armoniosamente, e soprattutto dobbiamo riuscire a vincere queste lobby del capitalismo mondiale che vogliono inserire tutti noi all'interno di ingranaggi. Siamo diventati degli ingranaggi, ci muoviamo con dei semafori, abbiamo un'ora per andare a lavorare, un'ora per andare a mangiare, un'ora per andare a dormire, e siamo, la nostra vita è tutto uno schema e noi siamo avvolti in questo schema qua. Io dico basta, dobbiamo riportare la nostra vita alla normalizzazione, dobbiamo uscire dallo schema della globalizzazione mondiale e ritrovare una sintonia con noi stessi e riportare il nostro mondo a un livello di civiltà che sia differente da quello inteso adesso come progresso. Noi possiamo comunque progredire in armonia con la natura, con schemi di vita migliori, più salubri, avere più tempo per noi stessi e trovarci meglio. Ecco, questo è un messaggio che ho voluto dare a tutti voi, e se ci